Sulla gestione dei rifiuti solidi urbani a San Cataldo, il sindaco comparato e l'assessore Giarratano attaccano l'opposizione. La minoranza, dicono, parla tanto sui social, ma poi diserta la conferenza dei capigruppo, ad eccezione di un solo consigliere. Nelle scorse settimane, i capigruppo in consiglio comunale, rappresentanti di liste civiche e di partito della minoranza, hanno deciso, senza preavviso, di non partecipare all'incontro che ha avuto come tema principale la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati. La mancata partecipazione alla conferenza dei capigruppo con un tema così importante per tutta la nostra comunità è un atto irresponsabile che conferma un'impostazione ormai consolidata, strumentale e politica. Così dunque, in una nota congiunta, il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e l'assessore all'ambiente Michele Giarratano. L'essersi sottratti al confronto, continuano, non può non far pensare ad un certo imbarazzo nel farsi carico di scelte esclusive e non condivise. Non possiamo però accettare stravolgimenti come quelli che vediamo oggi, che calpestano il lavoro fatto. Indubbiamente i consiglieri hanno perso una buona occasione per manifestare quella compattezza e quello spirito di collaborazione tanto sbandierati. Abbiamo quindi dovuto prendere atto che, nonostante i grandi proclami e la paventata voglia di giustizia, quando poi c'è da partecipare alle riunioni formali all'interno delle istituzioni, nessuno si presenta. Invece che parlare tramite social e fomentare spesso polemiche inutili e dannose, concludono solamente allo scopo di confondere le acque e creare un clima di falso allarmismo, sarebbe stato opportuno che i membri della minoranza, con un atto di coraggio, partecipassero alla conferenza dei capigruppo con idee chiare e proposte costruttive.